Il cimitero di merito di Porto Salvo è utilizzato all'interno come discarica di terra, materiale di risulta, e all'esterno circondato dai rifiuti. Ora, i rifiuti, secondo le normative vigenti, prevedono che la rimozione del materiale sia regolata da severe normative. Scaricare materiale di risulta dentro il cimitero è veramente una cosa indescrivibile. Si tratta di un fenomeno che, oltre a deturpare l'ambiente e il paesaggio, offende anche i nostri defunti. È una civiltà che non rispetta i morti, non merita di sopravvivere. Ugo Foscolo nei Sepolcri lo aveva già sottolineato: una società che non conosce il culto dei morti fra i suoi valori spirituali più preziosi non merita di sopravvivere. Queste incredibili e scioccanti immagini, che si commentano da sole in questo servizio giornalistico, non perdonano. Inchiodano tutti, amministratori e passivi cittadini, alle loro responsabilità. E se, come sembra, denunce in tal senso sono state già fatte a chi di dovere, male ha fatto chi ne è stato portatore a non verificarne l'esito. Gli amministratori devono rispondere anche in base a quanto previsto non solo dalla legge, ma anche dai regolamenti comunali, che nella loro burocratica freddezza sono molto chiari. Un cimitero dove ognuno ha ricordi vicini e lontani, dove molti usano accostarsi solo nelle feste dedicate, dove comunque vi risiedono memorie che da sempre si tramandano, un luogo di culto rispettato da qualsiasi religione, un posto dove si palpa con mano il rispetto che si ha di chi è stato e di chi fu, un luogo così violato, come vedete da questa immagine, abbandonato, lasciato all'incuria delle intemperie, non è degno di un paese civile. Ora si scarica all'interno anche materiale di risulta. Qui non esistono giustificazioni di mancanza di denaro pubblico atta a mantenere decente tal luogo sacro. Per queste cose i soldi si trovano a costo di pianificare tagli ad altre cose. Un buon amministratore queste cose deve farle, ne ha un obbligo morale, qualsiasi altra scusante non è accettabile, come non è accettabile che nessuno controlli e che si lasci appunto trasformare il cimitero in discarica. E siccome potrebbe essere il sindaco, capo dell'amministrazione, non è stato reso edotto di quello che è accaduto e che oggi è sotto gli occhi di tutti, preso atto di tanto e verificato di persona, come primo gesto dovrebbe farsi rendere conto da chi ha le responsabilità di quello che è sotto gli occhi di tutti. E la stessa cosa vale per i vigili urbani e vale soprattutto per chi è preposto ai controlli in questo territorio. Se queste cose non sono già a conoscenza di chi di dovere, ovviamente noi le mettiamo oggi a conoscenza. Da lì prendere i dovuti e necessari provvedimenti sui responsabili, perché ci saranno pure i responsabili di tanto degrado. Su questo non esistono scuse, non esiste politica, non esistono contrapposizioni tra parti. Penso invece che sia obbligatorio, non per regolamenti o leggi, ma per senso di dignità, rispetto e civiltà, che chi deve intervenga ed intervenga subito. E comunque vada, una civiltà che non rispetta i propri morti non merita di sopravvivere, ed aggiungerei non merita nemmeno il nostro, il vostro, cari cittadini, rispetto. E lo dico pur avendo personalmente tumulati parenti diretti, ma anche cari e vecchi amici che, dovunque essi siano, penso e ritengo meritino il rispetto ad oggi violato ed anche violentato. E che le altre istituzioni vigilino sul rispetto di questa dignità che oggi a merito di Porto Salvo si è persa del tutto. In questi casi la colpa cade su tutti,
ripeto, su tutto e su tutti, senza distinzione di carica, di dovere e di funzione.